La prima cosa che ha fatto l'Istituto appena è sorto nel 1972, individuare la causa di intossicazioni che portavano alla paralisi degli arti, specialmente a quelli che producevano calzature per letteria. E questo qui nessuno sapeva quale fosse la causa, e noi riuscimmo ad individuare nel giro di un anno e mezzo, qual era effettivamente la causa, che era una sostanza volatile e quindi lesano. Questo è stato l'avvio dell'avventura dell'Istituto di Medicina del Lavoro. Fondato appunto nel 1972 dal professor Diogene Furbetta, l'Istituto di Medicina del Lavoro di Perugia svolge da allora la sua benemerita attività a tutela della salute di cittadini e lavoratori. Un'opera rivolta alla prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie professionali e in particolare di patologie polmonari, allergie e intossicazioni di origine professionale e ambientale. Mezzo secolo di storia per questa importante realtà dell'Università degli Studi e dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, celebrato con una cerimonia nella Lamagna del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, durante la quale non ci si è dimenticati di parlare anche di attualità. L'evoluzione del mondo del lavoro ha comportato sicuramente nuovi rischi, nuove patologie con i quali ogni giorno dobbiamo, diciamo, che ogni giorno dobbiamo affrontare dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista della trasmissione delle conoscenze e quindi della didattica e dal punto di vista ovviamente dell'assistenza e della prevenzione per quello che riguarda queste affezioni che talora sono anche molto molto gravi. È una realtà che ha creato grandi professionisti all'interno della nostra azienda e ha contribuito anche allo sviluppo sicuramente di una tutela per i lavoratori e anche ad un approfondimento grazie alla ricerca, perché essendo una clinica comunque universitaria, quindi ha potuto sviluppare grandi ricerche in ambiti importanti a livello nazionale. Siamo molto orgogliosi di questo compleanno, perché questo istituto ha contribuito in questi 50 anni non solo nella ricerca scientifica ma anche nell'affermazione dei diritti. È una di quelle occasioni con cui riflettiamo sul senso delle persone in un contesto professionale e lavorativo. Un modello davvero da poter consolidare, rafforzare nei prossimi anni e su cui ispirare un obiettivo ambizioso di cui magari parliamo meno in questi anni, ma che è sempre stato elemento forte a Perugia, che è quello di costruire un ospedale importante, un grande ospedale, un ospedale di qualità che sia il miglior ospedale tra Roma e Firenze.